Una Bacigalupo Passomarina già retrocessa saluta l'eccellenza con una prestazione da applausi nel match del Fantini, prova d'orgoglio degli uomini di Borrelli che strapazzano con un sonoro 5-0 l'Arenato Curiangolana. A segno Fironi e De Vizio nel primo tempo, De Luca, Gagliano e di nuovo Fironi. Nella ripresa la partita, la prima occasione nitida è degli ospiti al minuto 11, filtrante per Buffetti che si ritrova tu per tu con Buontempo, provvidenziale l'uscita dell'estremo difensore locale che si oppone con il corpo. Bisogna attendere il 21esimo per assistere alla reazione dei padroni di casa, bellissima azione corale biancorossa con un colpo di tacco di De Luca che libera in aria Fironi, il suo destro a giro però non trova la porta. Al 22esimo ancora Renato Curi pericolosa con Chichella che raccoglie una respinta al limite dall'area e calcia di prima intenzione, il suo destro si spegne sul fondo. Alla mezz'ora gli ospiti vanno a un passo dal vantaggio su tracciante proveniente dalla destra, Milizia appoggia per Miani che tutto solo da due passi si divora l'1-0 calciando clamorosamente al lato. 60 secondi più tardi l'Arenato Curi rischia la frittata con la deviazione rocambolesca di Casimiri che scavalca Marco Tullio e per poco non trova un clamoroso gol. Al 34esimo il Passomarina passa in vantaggio, punizione di avvantaggiato a centro aria per la testa di Fieroni che anticipa Marco Tullio e insacca sul palo lontano. Al 44esimo i locali raddoppiano, contropiede da manuale che libera Fieroni sulla sinistra, cross al centro per la corrente De Vizia. Marco Tullio interviene ma può solo allungare la traiettoria sulla sfera, si avventa proprio De Vizia che insacca in girata. Finisce così il primo tempo, nella ripresa partono forte gli ospiti, 80 secondi sul cronometro, cross dalla destra di Buffetti e colpo di testa di Milizia, si oppone Buontempo. Al 20esimo Passomarina pericoloso con De Luca che entra in area dalla destra e calcia in porta, la respinta di Marco Tullio è corta ma De Vizia spara alto da due passi. Al 23esimo i biancorossi trovano il tris, cross di De Vizia che serve in area Fironi, la rovesciata del numero 10 diventa un assist al bacio per De Luca che firma il 3-0. Al 38esimo i locali trovano anche il poker, Fironi salta secco Casimiri e mette al centro per Gagliano che deve solo spingerla in rete. Al 41esimo il Passomarina dilaga, palla in profondità per Fironi che a tu per tu con Marco Tullio lo supera con un sinistro ed incrociare. Finisce qui Bagicalupo Passomarina batte Renato Curi Angolana 5-0. Sì, hai riassunto bene tu, Agrodolce, salutiamo questa categoria anche se fino alla fine ci abbiamo veramente creduto di poterli fare i playout. È un peccato, è veramente un peccato anche perché oggi la squadra dopo tanto tempo l'abbiamo avuta quasi al completo, quindi ci siamo potuti esprimere per quello che sono le nostre capacità e le nostre potenzialità. Naturalmente nell'arco dell'anno abbiamo avuto un po' di difficoltà, un po' di problematiche, però c'è la convinzione di aver, almeno personalmente, di aver fatto il massimo che era nelle mie capacità. Rispetto all'inizio dell'anno mi sento un allenatore migliore, ma soprattutto un uomo migliore. Ringrazio il gruppo che mi ha dato tantissimo. E appunto il lavoro ha prodotto anche che due squadre nelle categorie inferiori stanno facendo le semifinali regionali. Lo sapevamo che probabilmente potevamo pagare uno scotto di inesperienza, però ecco sì. La prova di oggi comunque riassume anche un po' quello che siamo. Siamo una grande squadra di grandi uomini con grandi valori e niente. Quindi hai centrato anche la cosa, in cuor mio un rammarico c'è. Speravo sia magari un arrivederci, ecco, convinto di aver veramente fatto il massimo nelle mie capacità. Ma un po' tutti e due, sono soddisfatto del percorso che in questi 2 mesi ha avuto la mia squadra, perché non dimentichiamo che noi le ultime 8 partite abbiamo fatto 4 vittorie e 4 pareggi, ma poi tutte con squadre complicate e forti. Volevo chiudere con la ciliegina sulla torta, che oggi non c'è stata, però ripeto, l'aspetto mentale poi quando fai questo tipo di partite è fondamentale. Noi oggi da quel punto di vista un po' siamo mancati e abbiamo perso contro, secondo me, una buona squadra, che è retrocessa però con delle buone individualità.